commento sulla vicenda Pifferi. Io ho seguito le udienze, ero presente in aula quando è stata pronunciata una condanna all'ergastolo molto desiderata dal pubblico a casa, e mentre ho sentito pronunciare la condanna all'ergastolo ho pensato che l'unica vera riforma che dovrebbe fare il ministro della giustizia Nordio a questo punto è introdurre il televoto nei processi penali. Votiamo da casa, perché il processo penale si sta trasformando in qualcosa che somiglia sempre meno al luogo dove i professionisti del diritto si confrontano e anche aspramente e applicano la legge e ricercano la legge più adatta da applicare al caso concreto, e il processo penale somiglia sempre di più a una specie di trasmissione televisiva permanente dove il pubblico da casa invoca la pena più severa perché non vuole sentire ragioni e pensa che la giustizia penale sia la traduzione esatta delle nostre pulsioni, dei nostri sentimenti. Cioè, se fossimo in un luogo dove non esiste lo Stato di diritto, tu prendi Alessia Pifferi e la lapidi, la impali, la crocifiggi, le dai fuoco, la sfreggi, la torturi, tutte queste cose ovviamente invocate dalla massa del pubblico, ma siccome siamo uno Stato di diritto e c'è un processo penale, bisogna avere l'animo pacato, l'animo sereno per giudicare i fatti.